Ok, ciao, salve a tutti. Oggi vi presento una sorta di, diciamo, flat tour della mia small, house, small home. Vediamo un po' se riesco a fare quello che io desidero fare. Sarà molto ardua l'impresa, ma cercherò di fare il possibile. Vi presento innanzitutto il mio living room, la mia living room, sostanzialmente il soggiorno. Vediamo se riesco a mostrarvelo, con il cellulare. Allora, innanzitutto spero di non combinare guai, vi mostro il mio alberello. Ovviamente la mia abitazione è tutta sporca, non è ancora giunto nessuno a pulirla. Vediamo se riesco a farvi vedere il mio portariviste. E questo sarebbe teoricamente, sempre che io riesca a farlo, vedere il mio mobile. Del salotto sostanzialmente tutto bianco bordeaux, perché come colore predominante nella living room c'è il bordeaux. Allora vi mostro anche, sempre che riesca, il tappeto, che è un tappeto di mucca vera, molto vintage, molto anni 70, che io adoravo e adoro tuttora, e assolutamente doveva esserci nella mia casetta. Questo è sempre l'alberello, l'ombrello, questa è la tavola da pranzo, molto piccola, anche perché come sapete io non cucino, quindi non avrò problemi. La TV, sto guardando Bones. Ora vi faccio vedere il mio divano bordeaux, perché è appunto il colore predominante dell'abitazione. Spero che si veda. La mia frase, che è una frase di Jimi Hendrix, che in questo periodo è assolutamente molto trendy, molto, essendo che parla di pace, come sapete benissimo tutti, quello che succede nel mondo. Questo è il mio lampadario, ovviamente rosso, molto vintage, molto anni 70. Ora, per quanto riguarda il tour, vi mostro la mia cucina bordeaux. Il colore predominante per quanto riguarda gli accessori è il rosso, come vedete, assolutamente tutto rosso, anche il bollitore rosso, la caffettiera rossa, il cappello di Babbo Natale per essere in tema Christmas time, anche la bilancia, che ovviamente l'ho comprata solamente perché mi piaceva, era molto vintage, ma non utilizzerò mai. Le due tazze, una che in cui viene ritratto John Lennon con Yoko Ono, e l'altra invece dei Rolling Stones. La mia macchina per fare i popcorn, che spero che funzioni visto che non l'ho ancora provato sostanzialmente. Ok, il letamaio che c'è nel mio lavandino. Qua sono alcuni suppellettili stupidi che ho acquistato. Ed ora andiamo, se io accendessi la luce forse non sarebbe male, visto che non si vedrà in nulla. Quindi vi mostro in questo momento, per accendere la luce, non mi sono preparata come al solito perché sono una mongoloide. Allora, la mia frase, che è la frase d'entrata della mia casa, che è appunto: l'importante non è essere alte, ma essere all'altezza. Qui, che è ancora assolutamente da arredare, perché è tutto white e tutto bianco, e per me, a me non piace. La camera da letto, che è assolutamente da completare, ovviamente il letto sfatto, perché chiaramente, ok, schifezza everywhere. Devo appendere il quadro di Marilyn Monroe, il mio lampadario, che è una cosa secondo me spettacolare, anche se in realtà fa poca luce, non ne fa moltissima. Poi ho questa poltroncina. Ovviamente c'è ancora tutta la roba dei muratori, spero che si veda. È praticamente super figosissima, è praticamente una scarpa col tacco, ovviamente, in cui vengono ritratti alcuni personaggi, tra cui i Beatles, London, Londra, perché c'è anche la cabina. Ok, è ancora imballata perché sennò ovviamente si sporca con la polvere. I Beatles, poi c'è anche l'Underground, quindi di Londra, The Tube.
E vabbè, anche la cosa del Rolling Stone, la lingua, la tongue dei Rolling Stones. Questo è il mio armadio assolutamente da sistemare, che non è ancora stato ultimato. Una frase bellissima è appunto quella che diceva una frase di Carrie Bradshaw di Sex and the City, ed è cosa c'è scritto? Ed eccomi di nuovo con il solito problema, un armadio pieno di vestiti, niente da mettermi, punti esclamativi, Carrie. Ok, dei cappelli, perché in questo momento sono in fissa con i cappelli, alcuni indumenti. Questo è lo specchio, ora mi si vede anche. Ciao a tutti. Sì, indosso, no, vabbè, l'abbigliamento è molto casalingo, indosso la felpa di Star Wars, perché grazie alla mia collega Antonella sono andata in fissa totale per Star Wars. E passiamo ora al bagno, che è ancora assolutamente da ultimare. Però vi mostro alcune piccolezze, tra cui la doccia, in cui ho messo tutti questi wall stickers con le bolle, perché il colore predominante del bagno è il blu. Ok, cioè, ci sono anche, vabbè, la scopa, alcune cose, mobiletto IKEA, sempre che si veda. Questo è lo specchio, sostanzialmente. Ok, passiamo così. Allora, carino è questo quadretto che ho preso questa mattina, All You Need Is Love, che tra l'altro è lo stesso colore di tutto che è del mobile appunto del bagno. Questo sacchetto che trovo delizioso, in cui compare una scarpa décolleté a spillo con una borsa e uno smaltino. E poi vabbè, basta, perché la casa è veramente molto molto mignon, come la sottoscritta. Ci vogliono tanti soldi purtroppo per far sì che la casa abbia un senso. Diciamo che la cosa più arredata in questo momento è il soggiorno con la cucina, perché appunto ho acquistato dei prodotti, degli oggetti che penso che quella bilancia è assolutamente inutile per la sottoscritta, però mi piaceva e l'ho comprata. Ok, dopo tutto questo, ora mi giro, quindi vedete la mia bellissima faccia, bellissima, faccio ribrezzo anche i morti e nulla. Quindi al prossimo video di Claudia, Shopping Night Victim e Storms, anche se ho perso in una maniera pessima, cioè ho fatto una figura veramente da cioccolataia e nulla, alla prossima, quindi un bacione a tutti, ciao! Ciao! Merry Christmas!